Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ich sehe la Voce d'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, XCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Asti, dove abbiamo in linea Giorgio Mossino. Buonasera, benvenuto in trasmissione. Buonasera a tutti. Ecco, Giorgio Mossino, ti abbiamo convocato nell'odierna puntata di Radio Magazine per parlare della Fiera dell'Elettronica di Montichiari, in provincia di Brescia, che si è svolta lo scorso 9 e 10 marzo, una fiera molto frequentata dai radioamatori, e anche tu l'hai visitato. Che cosa hai trovato? Ci puoi raccontare di quello che hai visto? Beh, io ho partecipato in qualità di espositore, come da 15 anni a questa parte faccio tutte le edizioni, sia quella primaverile che quella più corposa, dove c'è la presenza della CTU, della Contest University, delle premiazioni del Mediterraneo DF Club. Ci sono degli eventi collaterali importanti, anche quella di settembre, che è un po' meno vissuta da quel punto di vista lì, ma comunque sempre molto molto piena di materiale per il redentismo. Ecco, partendo dagli espositori, grosso modo quante ne eravate? Si può dire qualche cosa anche, diciamo, sulla superficie espositiva? Penso che è una fiera abbastanza grande, no? Adesso, il numero degli espositori sinceramente lo ignoro, anche perché questa edizione qui è stata talmente abbondante di visitatori che mi ricorda le prime fiere che facevamo ai tempi d'oro. Io ho 25 anni che faccio fiere, i tempi d'oro a Pescara, che bisognava essere in 14, e noi con 16-20 metri di banco eravamo in due, quindi... Ecco, noi ti facciamo questa domanda perché chiaramente, siccome il nostro pubblico non è prettamente radioamatori, appassionati all'ascolto, ma ci sono anche persone che di radio non ne sentono parlare, no? Allora, giusto per spiegare a un audience un po' eterogenea e diversificata, certo, che è una grossa fiera, che è una fiera importante, no? È con un bel numero di espositori, questo più o meno ci siamo? Beh, sì, questo sicuramente è l'unica fiera, insieme a quella di Gonzaga, sono le uniche due fiere che hanno un padiglione intero dedicato alla radio, a tutto quello che è radio, sia nuovo che usato. Quello che in Germania, nella più importante fiera che si tiene a Friedrichshafen, si chiama Flohmark, c'è un bel padiglione zeppo sia di nuovo che di usato. L'edizione di marzo, questa qui, nella fattispecie, vede due importatori Jesu, tutte e due gli importatori Jesu, c'era il distributore Icom K2M, c'era Grazioli Antenne, Radio Line che importa Diamond, Cubicom che importa Acom. Ecco, diciamo, giusto per capirci un attimino, è sempre il discorso dell'analogico che si sposa col digitale? Beh sì, adesso i radioamatori fanno anche molto digitale, ma la radio continua a essere essenzialmente analogica. La radio è voce, la radio è
bisogna sputare nel microfono. Poi ci sono delle cose che facilitano la vita, soprattutto per chi deve fare i collegamenti rari. Ci sono dei modi digitali che ti consentono con pochi mezzi di fare chilometraggi QRB, cioè distanze chilometriche incredibili, però il fascino di parlare al microfono oppure di battere su un tasto è sempre immutato. Ecco, parlavi di materiale anche usato, quindi immagino di surplus. Che cosa intendiamo per surplus? Cosa si trova in questo tipo di fiere? Normalmente nell'usato si trova un po' di tutto, dalla radio militare, per esempio ci sono dei dispositori che hanno militari in genere, cioè roba che arriva dal messo in fuori uso dell'esercito, tipo giacche piuttosto che vecchi apparati radio, piuttosto che cornette o cose, telefoni da campo. Poi ci sono le radio usate nel settore radioamatoriale. Nella fattispecie a Montichiari c'è anche un bellissimo stand dell'Aire che ha tutte le radio d'epoca, molto bello, ci sono tantissime radio d'epoca, e nell'usato si trovano anche tante radio d'epoca. Ecco, per quanto riguarda il surplus militare, diciamo a distanza di 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, si trovano ancora radio di quel periodo della guerra oppure sono provenienti anche da altri conflitti? Diciamo che il surplus prevalentemente adesso è di medio termine, nel senso che sì, ci sono anche quelle risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ma adesso c'è stato un momento in cui c'è stato un'importante dismissione da parte del blocco sovietico di materiale che è stato riversato sul mercato, quindi ci stiamo ancora sguazzando. Ecco, per esempio si trovano anche radioricevitori, radioricetrasmettitori usati dall'ex esercito della DDR, cose del genere. Sì, certo, sì. Sta quasi finendo anche quel... Mi puoi dare un giudizio su questo? Ma che tipo di materiale usavano da quelle parti? Beh, sono... Ma le radio militari sono radio di sostanza, non di estetica, ma di sostanza. Quindi hanno tutto quello che serve e niente di quello che non serve. Perché tutto quello che c'è in più si può rompere, quindi i militari hanno bisogno della robustezza. Quindi innanzitutto hanno uno chassis molto forte, no? Tutto in metallo. Certo, non hanno problemi di peso o meno. Non è una delle priorità il contenimento dei pesi, ma la priorità è la robustezza. A prova di proiettili, chiaramente. A prova di sollecitazione meccanica, sì. Ecco, invece per quanto riguarda, lo stavi nominando prima, le radio d'epoca, che è sempre quello più carino, no? Perché diciamo sono già oramai alcuni anni che anche i negozi di abbigliamento hanno questa abitudine di esporre in vetrina per richiamare l'attenzione radio d'epoca. C'è stato un ritorno al bello della radio d'epoca di legno o di bachelite, quindi c'è questo museo che viene ricreato a Montichiari, è visitabile di un appassionato, si chiama Dino Gianni, è visitabile anche durante il normale tutto l'anno, e poi viene spostato momentaneamente per la fiera e a disposizione di tutto il pubblico. Una cosa molto bella. Bene, oggi stiamo parlando della fiera dell'elettronica di Montichiari in provincia di Brescia con Giorgio Mossino. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Giorgio Mossino a proposito della Fiera dell'Elettronica di Montichiari in provincia di Brescia, svoltasi il 9 e 10 marzo scorso. Parlavamo di radio d'epoca e diciamo che l'attività dell'Associazione Italiana Radio d'Epoca è sempre una delle più interessanti, e peraltro mai come quest'anno, perché quest'anno chiaramente ci sono due ricorrenze importanti, che sono il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e i 100 anni della radio italiana. Anche durante la fiera di Montichiari si è parlato di questi due avvenimenti. C'è qualche cosa che bolle in pentola? Sì, ci
sono tantissimi nominativi in preparazione per festeggiare, di solito si fanno dei diplomi, degli award, e quindi noi come sezione di arte abbiamo richiesto un nominativo che non c'è ancora stato rilasciato, e faremo un diploma che speriamo, se ci arriva il nominativo, partiremo col diploma, dove si darà la possibilità a chi ci collega di avere un riconoscimento, una targa per festeggiare appunto i 150 anni del nostro papà. Ecco, dicevamo prima che c'è stata una folta affluenza di pubblico, possiamo tornare di nuovo su questo argomento? C'era molta gente, ci sono molti giovani, c'è ancora interesse dei giovani rispetto alla passione del radioamatore? Beh, diciamo che l'ARI, la Selezione Radioamatore Italiani, sta muovendosi molto bene in questo settore, ha un gruppo che si chiama Youngster on the Air, che c'è praticamente in tutto il mondo e c'è anche in Italia, ci sono un gruppo di ragazzi, basta non avere meno di 26 anni, si può partecipare alle attività dello IOTA. Si sta cercando, facendo corsi per il conseguimento delle patenti, facendo la radio nelle scuole, ci sono delle operazioni in corso per accendere un pochettino l'interesse. Negli ultimi anni è andato un po' scemando fra le nuove generazioni per via del fatto che i social forse hanno tolto un pochettino di smalto questa passione, che però ritengo sia ancora insuperabile. Ecco, per le altre fiere che si tengono un po' in tutta Italia, ci sono sempre stati degli eventi collaterali, no? Per esempio ci sono stati dei convegni, delle conferenze, c'è stato qualche cose del genere anche a Montichiari? Sì, certo, a Montichiari c'è stata la Contest University, che è ormai sono anni che si tiene, dove ci sono dei relatori che spiegano come si opera nei contest, poi c'erano le premiazioni del Mediterraneo di Air Club, degli ultimi due contest che sono stati fatti, c'era anche altre due cose delle quali non ricordo, ma in calendario c'era l'Icom Day, fatto un Icom Day da parte di Advant, dove hanno presentato un paio di apparati nuovi. Stiamo parlando della casa costruttrice di trasmettere, la Icom giapponese. La Icom, certo, okay, sì. In giapponese. Beh, la filiazione italiana chiaramente ha organizzato l'Icom Day, l'Advant di Pinasca. E poi immagino c'è sempre il ricorrente tema dei radioamatori e della protezione civile, no? All'ingresso della fiera di Montichiari, nella hall, c'erano tutte le associazioni, dove c'erano anche alcune associazioni che fanno parte dell'ARIRE, del CISA, che fa anche parte della protezione civile. Certo, noi siamo impegnati come radioamatori nella rete Zamberletti, che è un sistema di comunicazione tra le prefetture che coordina in caso di calamità, nei primissimi momenti in cui dovesse mancare la comunicazione via filo, tempo che le società si coordinano, noi abbiamo una rete che è efficiente dal primo momento. Allora, fin qui Giorgio Mossino da Asti, che ci ha parlato della fiera di Montichiari. Ecco, ci sarà in calendario anche qualche altro evento organizzato direttamente da voi? Sì, noi organizziamo per il 16 di giugno la 16ª edizione della Monbarone Amfest, che è un mercatino dedicato esclusivamente alla radio e ai radioamatori, che si terrà in una cascina della Stesana, dove io ho il negozio, in frazione Monbarone 95. Ci saranno eventi collaterali, tipo l'esame per la patente americana tenuto dai K2 CIO, il DXC Desk, quindi la conferma dei collegamenti per il DXC a cura di Italia 1 JQJ, che è il segretario generale dell'ARI, e ci sarà l'Italian DX Team che farà vedere l'ultima DX Expedition che hanno fatto come tutti gli anni, e poi un sacco di espositori, ci sarà K2M, Radio Line. C'è un riferimento, un sito web per cui i nostri ascoltatori possono, diciamo, avere maggiori informazioni? Assolutamente sì, su Facebook bisogna cercare Monbarone Amfest, oppure il sito www.dae.it, dove si troverà informazioni sull'evento. Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci. Grazie a voi, buona serata. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Il World Wide Web compie 35 anni. L'avvento dell'intelligenza artificiale che agisce per conto nostro, il controllo totale dei nostri dati e la possibile frammentazione di una grande azienda tecnologica. Sono questi i cardini del futuro di Internet, secondo Tim Berners-Lee,
il creatore del World Wide Web, che esattamente 35 anni fa ha dato il via alla rivoluzione digitale. In realtà in questi 35 anni di acqua sotto i ponti ne è passata, tanto che siamo già il World Wide Web oltre al 2 anche al 3. Berners-Lee, premio Turing nel 2016, è molto critico riguardo gli algoritmi dei social media, che secondo lui, avrebbero contribuito a diffondere odio e turbamento tra le persone. La facilità di produzione dei contenuti avrebbe portato a una sorta di depotenziamento individuale, con conseguente perdita di controllo sui nostri stessi dati. Ma prevede anche che l'intelligenza artificiale trasformerà radicalmente il modo in cui interagiamo con il web, introducendo assistenti personali in grado di agire per nostro conto in vari ambiti, dal medico al legale ed economico. Berners-Lee sta lavorando a una nuova startup in grado di gestire i nostri dati in un unico contenitore digitale, per un futuro digitale più equo e trasparente. Anche se avverte che la profilazione dei dati personali, che ha portato al controllo delle informazioni che le persone ricevono, è un'altra questione chiave che il web deve affrontare per evolversi in modo sano ed equo. E caso TikTok è eloquente. Berners-Lee conclude le sue riflessioni sul compleanno del web sottolineando l'importanza di un nuovo paradigma centrato sugli individui piuttosto che sui modelli di business. Solo così, sostiene, si potrà modellare un futuro digitale che dia priorità al benessere, all'equità e all'autonomia umana. Al centro dell'attenzione dei media, la legge approvata al Senato americano la settimana scorsa che rischia di bannare TikTok dagli Stati Uniti. In realtà i rapporti non erano buoni da tempo, e anche sotto l'amministrazione Trump, le intelligence avvertivano sui rischi di una piattaforma che difatti era nelle mani del Partito Comunista Cinese. La popolare app cinese si è però saputo difendere, spostando la sua sede operativa direttamente negli Stati Uniti, dimostrando di volersi adeguare alle normative americane. La cronologia delle sanzioni è troppo lunga, ma ora gli americani chiedono a TikTok di cedere una grossa fetta delle sue azioni a un azionista americano, evidentemente proprio per assaggiare le reali volontà di business e non di politica. Sostanzialmente se TikTok non si adeguerà alla richiesta, potrebbe essere bannato dagli Stati Uniti e rimanere attivo sul territorio della comunità europea, che ancora non si esprime a riguardo. Anzi, per la verità, l'Unione Europea in questi giorni ha avanzato delle richieste ad Elon Musk, che sono molto simili a quelle per cui è accusata TikTok. Anche se per Musk il problema è più sulla raccolta dei dati personali e l'adeguamento alle leggi comunitarie in materia di privacy. Su questo argomento consiglio di leggere un editoriale di Paolo Benanti sulle IAT pubblicato il 15 marzo scorso sul quotidiano Avvenire. Paolo Benanti è un francescano esperto di algoritmi, che fa parte di una commissione costituita alle Nazioni Unite sul tema dell'intelligenza artificiale. Prosegue il lavoro di integrazione di Microsoft della sua IA, Copilot, in vari scenari di utilizzo. Il gigante della tecnologia ha appena annunciato la disponibilità, dal 1 aprile, di Copilot for Security. Si tratta di una soluzione pensata per imprese e professionisti nel campo della sicurezza informatica, in grado di rilevare le minacce e prevenire gli attacchi digitali. L'IA si basa su informazioni provenienti dai vari sistemi di rilevazione di Microsoft, tra cui 78 trilioni di alert di sicurezza elaborati ogni giorno, spiega una nota dell'azienda. Secondo un recente studio relativo a Copilot for Security, è emerso che i professionisti della sicurezza hanno riscontrato numerosi vantaggi in termini di risparmio di tempo e accuratezza delle analisi. Grazie all'applicazione, si è notato un aumento del 22% nella velocità del lavoro degli esperti, il più 7% di precisione nelle attività e una soddisfazione del 97% nell'uso dell'IA. Come i chatbot già presenti sul mercato, tra cui lo stesso Copilot per i consumatori, la declinazione For Security permette alle persone di porre domande testuali sulle tematiche di sicurezza, monitorando lo stato di protezione di una rete e ottenendo suggerimenti su come migliorare le difese. L'introduzione di un numero sempre maggiore di servizi di intelligenza artificiale generativa sul mercato per tutte le funzioni aziendali, oltre a fornire nuove opportunità, ha introdotto anche sfide e rischi. Tenuto conto di questo, Microsoft ha introdotto in Copilot for Security anche dei menu per capire come salvaguardare i dati aziendali e impedire che questi vengano diffusi all'esterno. In particolare, integrato in Microsoft Entra, Copilot aiuta a prevenire la compromissione delle identità digitali. A metà febbraio, OpenAI ha presentato Sora, il suo modello di intelligenza artificiale generativa che crea video da istruzioni di testo e da immagini fisse. In un'intervista al Wall Street Journal, Mira Murati, Chief Technology Officer di OpenAI, ha confermato che la nuova IA sarà disponibile entro la fine dell'anno. Nei giorni scorsi, il garante per la privacy italiano ha avviato un'istruttoria per capire come OpenAI addestra l'algoritmo di Sora, quali dati degli utenti raccoglie ed elabora e se utilizza fonti esterne per generare i video. Murati ha riferito che il software potrà creare non solo filmati ma anche la parte sonora, almeno in un aggiornamento successivo del modello, rendendo il risultato qualcosa di molto vicino ad un'opera cinematografica. Per salvaguardare la trasparenza dei contenuti, i video dovrebbero contenere anche metadati ed etichette in grado di far capire agli utenti quando ciò che stanno guardando è vero o frutto di un'IA. Considerando la possibilità di creare disinformazione continua, il manager, siamo impegnati a prendere tutte le giuste misure preventive prima di un rilascio pubblico di Sora, anche in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Vi ricordiamo che il testo di queste notizie è riportato sul nostro sito web www.radiomagazzine.net. Grazie per l'ascolto. Amici, siamo
siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.